All-in-one Hatcher modello Hatcher Aspire C22. Alimentandolo con l'alimentatore, l'alimentatore va in protezione e smette di non dà più segni di vita. Aspettando qualche minuto, l'alimentatore riprende a funzionare. Ho provato con due alimentatori diversi, stesso discorso. Nel momento in cui si inserisce il jack di alimentazione, l'alimentatore va in protezione. One eternity later. Ah, ecco, rimosso la scheda. È una scheda veramente minimale, non c'è uscita HDMI, ma tanto è un cortocircuito, quindi vedremo subito la problematica. Dov'è? Entra sporca. Andiamo a vedere. Ok, vediamo un po', andiamo sulle cose più tipiche, c'è un bel condensatore qua. E già questo è già in corto, c'è in corto, c'è già qualcosa che non va lì. C'è qualcosa di strano anche qua, il fusibile da un lato è a massa e dall'altro no. Quindi il fusibile si è... Ah no, ok, il fusibile non è bruciato. Anche questi condensatori sono a massa, però questi sono vicini alla CPU che è probabilmente lì sotto, quindi potrebbe essere una bassa impedenza. Vediamo quanto mi segna. Segna 5 ohm, quindi potrebbe essere anche normale. Quindi più probabile è sicuramente questo condensatore qua che si trova subito all'inizio. È un circuito veramente semplificato al massimo. Qua c'era un posto per un MOSFET, è stato sostituito con un fusibile. Quindi manca. È pazzesco, è pazzesco. È una versione light super eco di una scheda madre. Qua anche si vedono altri pezzi mancanti. Comunque andiamo a alimentare e vedere cosa, se si scalda quel condensatore. Abbassato un po' la tensione, giusto così, non faccio fare niente. Abbassato al minimo la corrente, andiamo a accendere. Voilà, 630 mAh, corto diretto. Andiamo a vedere cosa si scalda. Vi faccio vedere un attimo la veloce con la termocamera. Non c'è niente di... niente che si scalda, proprio niente, niente, niente. Voilà. Niente. E difatti il corto è decisamente a livello di messa a massa. Infatti, aumentando la corrente a 3 A si scaldano questi due condensatori che avevo già visto prima in corto, cioè in corto a massa, e anche questo. La tensione sale a 2 V. Comunque, andiamo a rimuovere il blocco dissipatore per vedere sotto. Allora, ingettando sul fusibile. Si scaldano uno di questi condensatori qua. Come si vede qua era stata predisposta la possibilità di mettere un condensatore grande sia qui che qui che qui che qui che qui, sostituiti con tre piccolini, tre piccolini, tre piccolini, due piccolini, due piccolini. Quindi è una scheda madre che poteva essere adattata a vari utilizzi, probabilmente. Se magari con un processore più potente poteva essere che servissero delle capacità un po' più grandi. Comunque alla veloce vado a rimuovere questi condensatori nel dubbio, giusto per togliere il dubbio, ecco. Eccoli rimossi. Proviamo a dare un'occhiata. Proviamo 2,2 V, mettiamo un po' di più, 3,6. Proviamo dal nostro fusibile. E non c'è più il corto. Non c'è più il corto. Proviamo a dare 19 V. 19 V, pochissimi ampere. Vediamo un po'. Wow.
c'è un assorbimento, siamo a posto. Non male, non male. Ora non rimane che provare a accendere il tutto, che si fa da questo tasto qua. Ah, bisogna mettere il dissipatore, scusate. Mettiamo il dissipatore. Mettiamo un thermal pad provvisorio. Mettiamo il dissipatore. A parte che non c'è neanche bisogno che mettiamo quel tipo di dissipatore, ci mettiamo un altro thermal pad bello grande, qua, perfetto. E proviamo ad accendere. Si è acceso. Ok, andiamo a sostituire il condensatore danneggiato, anche se in realtà sono tre condensatori, si potrebbe toglierne uno, ma andiamo comunque a metterne uno dei campi. Ed effettivamente questo qua è andato. Andiamo a accendere e misuriamo la tensione. Alimentato, andiamo a misurare 19, quindi è proprio la tensione iniziale dell'alimentazione. Andiamo a prendere un condensatore da un'altra scheda madre che si trovi sul circuito alimentazione 19 volt. HP, il pistolazzo. Questo è il connettore di alimentazione e si vedono, vabbè, i soliti MOSFET del circuito iniziale. E ci vede anche un piccolino, che quello lì, un bel condensatorino proprio attaccato al positivo. Non so se si vede, eccolo lì, che andremo a togliere. Eccolo. Voilà, eccolo qui. E andiamo a piazzarlo qui. Tre fratelli nuovi uniti assieme. Si sono uniti assieme due lati dei condensatori da una parte, ma non ci interessa, tanto sono tutti e tre uniti assieme su quel fianco. Un ultimo test. Perfetto. Comunque ne ho messo una quantità accettabile e andiamo a riposizionare il dissipatore che era piazzato così. Perfetto. Anche la ventola. Il dissipatore era lercissimo, adesso è pulito e anche la ventolina. Voglio vedere quanto è sottile lo schermo di questo computer. È una cosa pazzesca, pazzesca. È un. Non so neanche io cos'è. Neanche una cornice è così. Guardate che roba. Non so se si riesce a mettere a fuoco. Sul mio dito, vedete sul mio dito? Guardate che roba. Ed è il pannello, perché dietro c'è la retroilluminazione in bianco. Pazzesco, pazzesco. Ho riattaccato il cavo del display e l'alimentazione, penso, delle lampade. Ora andiamo a ripiazzare le vitine. Ok, la scheda è piazzata. Direi che potremmo fare già un tentativo di accensione prima di rimontare tutto, anche se c'è solo una vite che la tiene. Proviamo. Voilà. Accendiamo. Diamo un po' più di ampere, schiacciamo il pulsantino qua sotto, che è qua. Ah, scarica elettrostatica. Vediamo un po' se lo schermo si retroillumina. Schiaccio, accensione e si è acceso. E voilà, perfetto. Montato lo shield, andiamo a ripiazzare il disco fisso, che qua è tutto a. Allora, questo deve andare sotto questo, quindi questo devo togliere di nuovo questa vite e ripiazzare questo per attaccare il disco. Ok, ecco qua. Riattaccare le wifi. Adesso attacco questo piccolo moduletto qua, che è quello con il tasto da premere per l'accensione, e poi riattacco le wifi. One eternity later. Okay. Finalmente dovrò mettere il cartello, il coso One Eternity Later. Eternity Later. Comunque a posto. Riaccendiamolo ancora prima di mettere il pezzo in plastica.
andiamo, accendiamo, vediamo un po' se va. Sì. Vediamo un po'. Fammi anche un caricamento di Windows. Sì. Ok, sto impazzendo per rimettere a posto questa plastichina. È una cosa improponibile. Ci siamo quasi, ma non è ancora perfetta e tocca da qualche parte. Madonna. A ripiazzare il frame superiore, che è uno scatolato in acciaio, che dovrà essere infilato sopra, è tutto unito con il nastro dell'adesivo, del biadesivo. Vi posso garantire che questo computer è stato fatto per non essere aperto, perché le clip in plastica, cioè bisogna fare degli sforzi teoricamente per richiudere il computer sul pannello che praticamente si spezzerebbe in un attimo, quindi è fatto proprio per fare in modo che niente, viene chiuso in fase di costruzione con le clip in plastica e poi la riapertura è a rischio e pericolo, e la richiusura idem. Si vede quanto è sottile. Perfino la copertura in cristallo del pannello è una cosa indescrivibile, indescrivibile. E adesso bisogna mettere questa lamina in acciaio e tirare le viti in appoggio su questo vetro che sarà sottile, io non so quanto, un terzo di millimetro, un quarto di millimetro, non so neanche se si vede con la fotocamera. Speriamo bene. Ho dovuto veramente pinzare con le dita senza senso per richiudere le viti della cornicetta. A occhio sembra tutto ok, però vedremo quando lo accendo. Lo schermo un po' lercio perché è stato sottitato in tutte le maniere. Allora, proviamo a accendere. Vi giuro, spero che di non vederlo più, giuro, è un incubo, un incubo senza senso. Vediamo se parte. Poi da soli per richiudere sto coso è stata una catastrofe. Vediamo se il sistema parte. Ho detto che l'ultima cosa che era apparsa, era qualcosa di attendere, quindi penso ci siano degli aggiornamenti pendenti, penso. È carina come macchina, peccato che dentro sia veramente super economica e si sia lesinato in qualche maniera forse sulle componenti, sulla qualità, non so. Il MOSFET sostituito da un fusibile. Perché? Probabilmente non avevo intenzione. Oh, lo schermo è a posto dappertutto. Meraviglioso, meraviglioso. Oh, è pure un Full HD, è carino. Sembra un Full HD. Ah, se il tasso non è il tasso di sicuro. Vabbè, boh, alla prossima.